Oh ragazzi, nuovo iPhone e anche nuovi problemi. Ebbene sì ragazzi, oggi sono qua per parlarvi nuovamente dell'iPhone 15 Pro Max. In realtà nuovamente no, perché ancora non ve ne ho parlato in una chiacchierata solida di quelle mie. E oggi proprio non è quel video, quindi non è la chiacchierata su questo iPhone. Quello arriverà tra qualche giorno. Oggi voglio parlarvi di lui, ma dei problemi che si stanno riscontrando, che stanno riscontrando molti utenti proprio su questo iPhone. Se vogliamo dirla così, sono un po' il principio dei gate, no? Di quei problemi. Tra l'altro vi ho fatto anche un video completo su tutti i gate di iPhone, della storia di iPhone recente, e secondo me questi qua saranno un po' i nuovi gate proprio di questo iPhone. Ora, io sto registrando questo video di lunedì 25 settembre e in data odierna ancora non ci sono dei nomi specifici per questi gate. Ve lo dico perché poi magari uscirà Tizio e Caio Gate e io qui non ve lo saprò dire, perché effettivamente ancora non sono usciti. Però secondo me questi sono un po' i principi dei gate. E ragazzi, purtroppo nuovo iPhone e nuovi problemi. Ci sono tanti problemi che si stanno riscontrando, soprattutto sui modelli Pro, quindi sul modello Pro e Pro Max di iPhone 15. E il primo, ragazzi, riguarda il vetro posteriore. Voi direte, mo che cavolo ha il vetro posteriore? Non è identico a quello degli anni scorsi? Beh, no, perché quest'anno è stata fatta una modifica sostanziale che potrebbe avere a che fare proprio con questo problema. Il problema qual è? Che sono usciti quei video, no, soliti dei vari youtuber, soprattutto americani, dove fanno i bend test, quindi che cercano di piegarti l'iPhone, oppure i crash test, quindi buttano l'iPhone per terra per vedere proprio la resistenza, fino a che punto resiste un nuovo iPhone. Bene, in particolare in uno di questi, che è quello che ha fatto parlare, è proprio riguardo il bend test, perché c'è questo youtuber, ora cercherò anche di mettervi qua lo spezzone di video, che cerca di piegare l'iPhone al contrario, quindi dalla parte del vetro, così verso l'esterno, e facendo questo movimento di solito i vecchi iPhone non avevano il che ben minimo problema, non si piegavano, non si crepavano, non succedeva niente, perché comunque era un pezzo di vetro con un materiale super resistente come l'acciaio sui bordi, quindi voglio dire, se riesce a piegare una roba del genere, veramente sei Hulk. Beh, ragazzi, lui ha fatto questo movimento che sicuramente ci ha messo una forza disumana, non lo so, però comunque una forza di un essere umano normale, cioè non mi sembra questo che sia un bodybuilder di quelli super pompati giganti. Beh, insomma, lui facendo così ha sfondato il vetro sul retro. Ora, questo ha fatto parlare molto, perché effettivamente fa un po' di impressione oggettivamente, perché tu sfondi praticamente con due pollici il retro del tuo iPhone. Questo ha una teoria che in realtà avevo pensato io, ma poi ho visto che ci hanno pensato in tantissimi, ovvero che Apple ha fatto una modifica al vetro posteriore dell'iPhone quest'anno, ovvero che è più semplice da riparare. Questo significa che magari il vetro è stato assottigliato, oppure ha meno pezzi di metallo che lo incollano al resto dell'iPhone, oppure non lo so, ha avuto un trattamento migliore, la colla è un po' diversa, dove appoggia è un po' diverso. Insomma, parlandoci in parole strette, è più semplice da riparare, ma questo significa che anche è più fragile. Infatti, se voi cercavate di cambiare il posteriore dell'iPhone fino al 14 Pro Max, per esempio, dovete praticamente cambiarvi tutto l'iPhone, cioè vi veniva tipo 600 euro cambiarvi il retro dell'iPhone. Ora invece viene sui 200 e qualcosa, quindi c'è stata decisamente una diminuzione di prezzo. Però ragazzi, io spero veramente che questa cosa non significhi che ora i nostri iPhone ogni volta che cascano praticamente si rompono. Questo veramente lo spero, perché anche nei crash test c'è stato un brutto risultato in confronto ai modelli precedenti. Quindi non lo so, staremo a vedere, solamente il tempo ci dirà se questi nuovi iPhone sono resistenti o meno. Altro problema, che forse questo è quello un po' più serio, quello che sta riguardando più utenti e quello che probabilmente secondo me prenderà il gate, il trono di gate di quest'anno, di questi nuovi iPhone, soprattutto i modelli Pro, riguarda i bordi in titanio. Infatti vi ricordate quando vi dicevo ci sarà una nuova colorazione rossa per gli iPhone di quest'anno, eccetera eccetera? Beh, sembrerebbe che questa colorazione rossa non sia stata fatta, perché il titanio è un materiale più difficile da verniciare, e tra l'altro in particolare il rosso è un colore che proprio non attecchisce bene sul titanio. Insomma, molti utenti, quando hanno scartato il loro iPhone, hanno trovato il proprio iPhone che è verniciato male in proprio nei bordi in titanio. Magari ci sono degli aloni, delle zone più chiare, delle zone più scure, o addirittura delle zone che sono già beccate, già rovinate. Questo sembrerebbe che stia succedendo a parecchie persone, quindi pure qua secondo me potrebbe essere il nuovo gate, il frame gate, non lo so come lo chiameranno questo gate di iPhone. Però ecco, quando comprate un vostro iPhone, soprattutto ho notato che sta succedendo nelle versioni
più scure, quindi nera e blu, controllate che il frame del vostro iPhone sia perfetto, perché altrimenti, anzi vi direi quasi, se non avete un canale come il mio, no, che dovete fare il video unboxing eccetera eccetera, anche se ormai è pure tardi, quindi vabbè, il consiglio vi posso dare, accendetelo e apritelo in store, così se avete qualche problema ve lo cambiano già lì per lì e non è che potete fare i furbi, mentre se lo aprite a casa già potrebbero farvi qualche problema, quindi apritelo in Apple Store. Ora, un altro problema che invece sto riscontrando io su questo iPhone riguarda il Taptic Engine. Che cos'è il Taptic Engine per i meno esperti? È un motorino che si trova sul nostro iPhone che fa avere tutte quelle bellissime vibrazioni molto secche, no? Molto precise, che tutti gli utenti Android invidiano ad iPhone. Cioè la vibrazione di iPhone penso che sia tra le più belle che esistano nel mondo smartphone, forse è la più bella nel mondo smartphone. Anche qua c'è stata una novità con questi nuovi iPhone, ovvero che il Taptic Engine, il motorino Taptic Engine, è stato rimpicciolito, quindi è più piccolo rispetto alle versioni precedenti. E ragazzi, io pensate che neanche lo sapevo questa cosa, mi è stata detta da buon Giovanni Longo, no? Il mitico Giovanni che fa il podcast di iPhone Italia, mi ha risposto, perché io l'ho scritto su Twitter, mi ha risposto che lui sapeva appunto di questa cosa, che la novità di quest'anno è stato proprio il rimpicciolimento di questo Taptic Engine, perché io ho notato che, ragazzi, è meno preciso, cioè ha una vibrazione più, non so come definirla, ecco, prenderò un termine di Galeazzi, no? Di Andrea Galeazzi, tra l'altro saluto, non guarderà mai questo video ma ti saluto, è più zanzarosa, cioè è meno secca. Quella di iPhone solitamente era proprio stonk, cioè non so come spiegare, ragazzi, spiegarvi la parola è veramente difficile. Dovreste prendere un iPhone 15 Pro Max, un iPhone 14 Pro Max e provare insieme, noterete che un po' di differenza c'è, non è nulla di incredibile, cioè per carità non è un problema di quelli che sono irrisolvibili, oh no ora do indietro il mio iPhone, è una piccola cosa ma rimane comunque secondo me la miglior vibrazione che esiste sul mercato, però magari si è fatto un passettino indietro, questo sì. Oh ragazzi, ora arriviamo all'ultimo problema di oggi, che in realtà voglio essere abbastanza breve perché poi ci vorrei fare un video a parte, ovvero sugli accessori Fine Woven. Questo qui non riguarda ovviamente direttamente l'iPhone, ma appunto questi nuovi accessori che sono stati massacrati dalla critica sia statunitense ma anche qua italiana. E ragazzi, io mi sento di unirmi a questa cosa, però con delle cose di riguardo, poi ve ne parlerò un po' più precisamente, ovvero che sì, si rovinano, oggettivamente si graffiano, pure la mia già c'ha dei mini graffi, così come il wallet, però ragazzi, cioè, ma pure la pelle si graffiava così, quindi io non capisco quali sono queste grandi critiche da dare a questa cover, cioè, si graffia come la pelle, ma probabilmente si rovinerà meno in generale, cioè non cambierà colore perlomeno, cioè, il tessuto non può cambiare colore, al massimo magari si può macchiare, quello sì, ma anche la pelle si macchia, perché alla fine si spella dopo mesi, dopo pochi mesi in realtà, quindi boh, secondo me tutte queste grandissime critiche a questa cover io non mi sento di darle. Poi ovviamente che non vale 69 euro, questo non ci metto, non lo metto in dubbio assolutamente, non compratela se riuscite, però ragazzi, cioè, criticarla così incredibilmente quando anche la pelle faceva schifo su lato graffi e soprattutto diventava completamente di un altro colore, boh non lo so, secondo me io non sono molto d'accordo, ecco. Quindi ragazzi, questo era il video di oggi sui problemi che ho riscontrato, che abbiamo riscontrato un po' tutti su questi nuovi iPhone. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete anche voi riscontrato almeno uno di questi problemi, per esempio quello del Taptic Engine, anzi spero che sia quello del Taptic Engine, perché se sono gli altri è un po' più, sono un pochettino più gravi, ecco. Però ecco, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, vi ricordo che potete lasciarmi un mi piace, iscrivervi al mio canale, mi aiutereste veramente tanto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!